Buongiorno a tutti, oggi faremo insieme il gattò di patate. Allora, è un piatto unico, si può dire, perché potete metterci dentro veramente di tutto e utilizzarlo anche un po' come svuota frigo, ed è una delle tante versioni del gattò che esistono in giro. Non è il gattò alla francese, è il gattò alla pugliese, quindi non è un dolce, ma è una ricetta salata. Abbiamo 1400 g di patate già cotte in acqua salata che ho schiacciato, e le vedete qui, sono quasi fredde adesso, però adesso andremo ad aggiungere gli ingredienti prima che siano fredde del tutto. Poi abbiamo 80 g di burro fuso, che andiamo a mettere già nell'impasto, sale, pepe, 50 g di pecorino, 50 g di grana, potete usare anche tutto pecorino o tutto grana, come preferite, e 5 uova intere. Poi potete vedere che abbiamo qui della scamorza affumicata, del prosciutto cotto e dei würstel che avevo nel frigorifero, li ho tagliati e ci metto anche quelli. Non ci andrebbero, cioè nel senso da ricetta non ci andrebbero, ma da ricetta ci si può mettere un po' quello che si vuole. Diciamo che appunto lo potete utilizzare come svuota frigo, perché se avete del salame, del formaggio avanzato, della mozzarella, soprattutto formaggio che fila, ecco, mettetecela tranquillamente, perché più ci mettete cose più diventa buono. Fondi di salume, anche delle verdure se vi piacciono. Mescolo per bene, magari metto ancora un pizzico di pepe, che coi formaggi poi ci sta bene, e adesso vado a prendere, scusate, faccio un po' di posto, così vedete meglio. Ecco, questa è una teglia che ho imburrato e poi ci ho messo del pan grattato per evitare che il nostro gattò si attacchi. Ora andiamo a fare uno strato con metà del composto. Magari sarebbe meglio bagnarsi le mani in questo caso per allargarlo. Adesso vediamo un attimo. Usiamo circa metà, non sto lì a pesarlo. Un attimo, mi lavo le mani e prendo un cucchiaio. Bagnato, e sarebbe da bagnare di continuo, comunque adesso lo spalmiamo un pochettino, vado a bagnarlo ancora. Intanto ho già acceso il forno
180 gradi statico, eh? Ecco, io direi che così ci sia. Adesso andiamo a distribuire sulla nostra, sul nostro strato di pasta tutte le fette di formaggio. Bene, poi ci mettiamo il prosciutto cotto, che anche qui, ripeto, può essere salame, può essere pancetta, può essere qualsiasi tipo di salume. Ci distribuiamo anche un po' di würstel, che con la, tanto con la scamorza affumicata legano benissimo. Potrei metterceli anche tutti, dopo mi sembrano tanti, ne metto questi, gli altri li userò per un'altra preparazione. E dato che ho ancora queste fette di formaggio, le vado a mettere così, una, due e una, tre, e poi ci metto anche queste tre fettine di prosciutto. Così. Adesso vado a ricoprire con il restante impasto, sperando di averne abbastanza, perché altrimenti lo tiriamo un po'. Appiccica. Tutto quello che c'è nella teglia, nella boule. Livelliamo bene, poi andremo a metterlo nel forno a 180 gradi, come vi ho già detto, per una trentina di minuti. Poi ci daremo un'occhiata e vedremo se magari c'è bisogno di lasciarlo dentro un po' di più, eh? Lo vado a mettere in forno. Allora, l'ho lasciato in forno 35 minuti e a 180 gradi, e poi ho dato una grigliatina per 3 minuti, 3-4 minuti con il grill, e prima di grigliarlo ci ho messo sopra un velo di formaggio grana. Se non volete usare grana, potete usare benissimo un altro formaggio. Direi che è pronto. Adesso
andiamo a vedere com'è. Beh, direi che è perfetto. Ovviamente ci vorrebbero una forchetta. Ecco qua. Bello filante, bello caldo e adesso andiamo a mangiarlo. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e magari iscrivetevi al canale. Grazie e buona giornata!